Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Creto Festival, in compagnia di Mattia Triuzzi, che è un giocoliere, si occupa, fa il clown, fa tante cose, per adesso glielo chiediamo. Tra l'altro mi pare che ieri facevi qualcosa con il fuoco e lo vedremo poi dopo. Descrivici un po' le tue attività, di cosa ti occupi e da quanto? Allora, io mi occupo principalmente di spettacoli, vivo di questo da qualche anno, sono quasi 7 anni che vivo esclusivamente di spettacoli. Ad ogni modo, principalmente lavoro con appunto questo spettacolo che si chiama Meno per Meno Show, che è uno spettacolo di magia comica, giocoleria, cabaret, insomma, diciamolo, sì, diciamo che lo possiamo tranquillamente rimettere in una categoria di teatro di strada. Poi per velleità mie personali e come posso dire, io penso che tu sia una persona che sia poliedrica, come si dice, tu ti adatti, penso, al pubblico che ti trovi davanti. Sì, questo sì, appunto come ti dicevo prima, io durante nello spettacolo faccio sia delle magie che alcuni numeri di giocoleria per una questione di diletto mio personale, però poi tutti i vari numeri che faccio nello spettacolo, i numeri tecnici, sono poi portati a un concetto un po' più ampio della comicità e o comunque tutto quello che faccio nello spettacolo poi lo sfrutto, diciamo così, per arrivare alla conclusione, un messaggio finale che è tramite una magia un po' che chiaramente non sveliamo. Sì, no, però il messaggio finale poi principalmente è la pace, no? il rispetto per tutti, il volersi bene nonostante magari succedono ci succedono alcune cose cattive, perché in realtà il mio spettacolo è un po' così, il personaggio che ho nello spettacolo è un po' così, un personaggio un po' cattivo, un po' irriverente, sai, però poi alla fine vuole dimostrare che le cose brutte ci succedono, no? Nella vita di tutti i giorni, però poi sta a noi decidere se prenderle a male o viverle in modo positivo, e lo spettacolo poi porta proprio a questo. Le cose brutte ci succedono, però se le affrontiamo magari con una risata passano meglio, no? Diciamo, ci vuole un po' più di, in questo periodo storico ci vuole un po' più di tolleranza nei confronti di chiunque, sì, una risata alla fine non ha mai ammazzato nessuno, anzi. Io veramente sentivo dire che una risata vi seppellirà, era quella il motto, e poi comunque penso ti ispirerai a qualcuno. Mi ricorda molto questo pensiero della risata Patch Adams, cioè il clown, cioè anzi il medico che si improvvisava clown per far passare, diciamo, delle giornate migliori ai piccoli pazienti del reparto oncologico, comunque del suo ospedale. E voglio farti proprio questa domanda: c'è un personaggio o più di un personaggio a cui tu ti ispiri e da cui magari trai, non dico una buona novella, ecco, positiva, c'è qualcuno? Assolutamente sì, per quanto chiaramente per quel che riguarda la mia attività di lavoro in strada, diciamo che ho dei miti per quanto riguardano proprio questo mondo qui, insomma, sia a livello nazionale che non. Sì, però principalmente sì, seguo molti diversi clown, alcuni no, diversi o molti no, perché chiaramente girando ho la fortuna di vedere tanti spettacoli e conoscere tantissimi artisti che comunque sono sempre una fonte di ispirazione, no? Di confronto e di crescita comunque personale, però sì, chiaramente mi ispiro a qualcuno, diciamo quelli che mi piacciono un po' di più. Cioè, a livello internazionale ti potrei dire un artista che si chiama Avner l'Eccentrico, che è un clown statunitense molto bravo, insomma andatela a cercare. A livello nazionale invece gli artisti di strada a cui preferisco sono Andrea Farnetani, tanto per farne uno, insomma, che è un collega, un amico, il romano, e per quanto mi riguarda, insomma, un artista di strada eccezionale. Ecco, diciamo che magari questi due sono quelli un po' più a cui mi ispiro un po' di più. Poi ripeto, comunque fortunatamente girando tanti festival, facendo questo di lavoro, sono sempre a contatto con tanti artisti, quindi è quasi in automatico ogni spettacolo che vedi, ogni artista con cui ti rapporti, sai, prendi qualcosino, comunque ti confronti, quindi c'è, come ti posso dire, delle piccole modifiche, delle migliorie, degli aggiustamenti che tu fai, quindi volendo o non volendo, comunque in un modo o nell'altro ti stai prendendo un po' da tutti. Sì. Poi magari ci sono anche, come posso dire, artisti che non riguardano l'arte di strada a cui mi posso ispirare, però
diciamo che principalmente per quanto riguarda questo tipo di lavoro che sto facendo adesso, questi due sono quelli qui, i primi nomi, questi due. Mattia, senti, ma siccome sei eletto di Taranto, se qualcuno volesse contattarti per invitarti, non so, a un festival, a una sagra, non so, anche io penso a un matrimonio, perché io ad esempio ho visto molti, non tanto clown quanto animatori, che si cimentavano a far ridere gli ospiti, anche i bambini. Come facciamo a contattarti? A parte, penso, la pagina Facebook. Sì, vabbè, principalmente Facebook, infatti ad oggi è l'arma più comune per contattare i vari artisti. Sì, vabbè, lavoro, fortunatamente riesco a lavorare abbastanza in tutta Italia. Poi nel periodo estivo, diciamo quello che va da giugno a fine settembre, lavoro come artista di strada, e da un anno a questa parte invece, nel periodo invernale, da ottobre a maggio, lavoro all'interno di un circo. Quindi insomma, sì, ho intrapreso anche questa nuova onda, che almeno all'inverno mi vedo occupato in questo tipo di attività. Sì. Saluto speciale per il Cleto Festival. Saluto speciale, proviamo a fare così. Magari poi proveremo con più fermezza dopo, una delle comunità più operose del Tirreno Cosentino, sia per vi aspettiamo!